Cecchino il gatto è tornato dalla solita battuta di caccia con l'ennesimo piccione, ma la seccatura di mettere a bollire l'acqua in pentolini vari col rischio che quello a rimanere spennato fossi io e non il piccione a causa di eventuali schizzi o rovesciamenti mi ha convinto a dotarmi del bollitore elettrico attualmente sul volantino Lidl. Prima di vantarmi per aver scoperto l'acqua calda, meglio specificare le modalità, magari approfondendo meglio le caratteristiche del bollitore elettrico Silvercrest. Nel frattempo che il piccione ripieno, magistralmente spennato grazie alla facile ed efficace scottatura con acqua calda del bollitore elettrico, arrivi a perfetta cottura e che il tè fatto con l'acqua avanzata arrivi a perfetta infusione. La cosa che fa la differenza rispetto ad altri sistemi di bollitura è sicuramente il fatto che il bollitore elettrico è molto più rapido, più comodo, più sicuro e spesso anche più bello da vedere. Il bollitore in questione ha le seguenti caratteristiche: corpo in acciaio inossidabile, potenza fino a 3100 watt per una rapida bollitura dell'acqua, fondo del bollitore in acciaio con elemento riscaldante nascosto, funzionamento a una sola mano grazie al pulsante apertura coperchio, spegnimento automatico al raggiungimento della bollitura o nel caso di mancanza d'acqua, indicatore livello d'acqua, filtro anticalcare removibile, base girevole a 360 gradi, avvolgicavo integrato, capacità massima di 1,7 litri, lunghezza del cavo di 75 cm. Avere alcuni litri d'acqua bollente in pochi minuti può tornare utile in molte situazioni domestiche, oltre che a fare le classiche tisane, ad esempio per accelerare i tempi di preparazione di pasta e riso riscaldando l'acqua nel bollitore e poi versandola nella pentola per continuare la cottura, per fare del brodo velocemente, per operazioni di pulizia dove è richiesta acqua calda, eccetera. Il prodotto dà una buona sensazione di robustezza e maneggevolezza grazie alla sua struttura ergonomica in acciaio inossidabile e plastica di buona qualità. La garanzia dichiarata di 3 anni e la manifattura tedesca lasciano ben sperare. Con una sola mano si riesce tranquillamente a gestire il tutto senza far cadere una goccia d'acqua. Non ho potuto fare l'analisi chimica per verificare eventuali sostanze tossiche rilasciate nell'acqua, ma le mie papille gustative ed il mio naso non sembrano aver rilevato né sapori né odori strani. Ma si sa, i peggiori veleni sono in sapore e in odore. Avendo il bollitore una potenza di circa 3 kW, è opportuno usare spine e prese adeguate, almeno da 16 A, per evitare possibili sovraccarichi. Anche se il bollitore è dotato di un sistema di spegnimento automatico, ma i più paranoici possono staccare la spina o la base. A seconda della durezza dell'acqua utilizzata sarà più o meno opportuno fare una decalcificazione ogni circa un mese utilizzando prodotti decalcificanti come quelli per le macchinette per il caffè, per mantenere l'efficienza del prodotto inalterata, anche se è presente un filtro removibile per trattenere eventuali pezzi di calcare staccatisi. Se l'indicatore del livello dell'acqua fosse stato messo in una posizione più visibile, sarei stato soddisfatto al 100%. Provo la base girevole a 360 gradi. Provo a smontare e rimontare il filtro anticalcare removibile. Ecco lo scontrino Lidl del bollitore elettrico a 19,99 €, come da attuale offerta sul volantino, valido anche per usufruire della garanzia di 3 anni. Apparecchio in modo molto opinabile per provare a fare la prima bevanda calda. Riempi il bollitore con la quantità massima di 1,7 litri d'acqua, anche se la quantità minima consigliata è di 0,7 litri, che è sufficiente per 2 tazze abbondanti. Verifico il livello dell'acqua sull'indicatore graduato dietro il manico. Avvio il bollitore ed un timer a video per verificare il tempo effettivo necessario per scaldare gli 1,7 litri d'acqua.
Scelgo di aromatizzare l'acqua con del tè verde all'arancia e dallo zenzero, ma credo che la maggior parte del sapore sarà dato dalla qualità della carta del filtro. Nel dubbio metto una bella fettina di limone. Controllo il consumo di corrente direttamente sul contatore generale come differenza tra il consumo istantaneo col bollitore acceso e quello spento, che ammonta a circa 2,5 kWh. Durante il funzionamento la luce a LED integrata nell'interruttore lampeggia. Il tempo cronometrato è un utile metro di paragone per altri sistemi di bollitura e per valutare la potenza del bollitore in questione. Al raggiunto bollore l'interruttore si spegne in automatico. Grazie al manico ergonomico e al becco perfettamente sagomato riesco a versare l'acqua nel bicchiere senza far cadere neanche una goccia. Avvio il timer per attendere i 4 minuti indicati di infusione, ma che nel video sono velocizzati. Il tè è pronto. Grazie per aver visto il video. Se non l'hai già fatto, commenta, condividi, metti mi piace ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao!